sono Lorenzo Ciccarese, di formazione sono un agronomo, ho studiato a Bari, sono formato poi in Gran Bretagna presso la Forestry Commission e poi in Svezia presso la Facoltà di Scienze Agrarie di Uppsala, la famosa università di Linneo. Scusami, dicono in fondo se puoi alzare un po' la voce. Okay. Mi sentite adesso? Okay. Ok. Quindi sono arrivato in Ispra, all'epoca ancora AMPA, dopo un lungo percorso professionale. Adesso mi occupo prevalentemente di agricoltura e foreste e poi temi legati comunque alla gestione della biosfera. Ho seguito per conto del governo italiano diverse convenzioni internazionali, fra cui la convenzione sui cambiamenti climatici e la convenzione sulla biodiversità. Sui cambiamenti climatici è stato, diciamo, il mio principale ambito di lavoro negli ultimi due decenni, diciamo. Ho fatto parte anche di questo organismo che si chiama Intergovernmental Panel on Climate Change, che è stato il premio Nobel nel 2007, e per questa IPCC, oltre che essere lead author, sono stato a lungo anche reviewer, quindi revisore di diversi rapporti, documenti, eccetera, eccetera. Ho qualche incarico all'interno dell'Agenzia Europea dell'Ambiente come National Reference Center per i temi agricoltura e foreste, uso sostenibile delle risorse naturali e climate change, per gli aspetti che riguardano la mitigazione. Nel corso della mia attività professionale ho pubblicato circa 150 articoli, una dozzina di libri e capitoli di libri, e da 20 anni collaboro con la stampa di Torino, con la Gazzetta del Mezzogiorno e occasionalmente anche con il Sole 24 Ore, oltre che alcune riviste di settore relative al settore agricolo e forestale. Qui sono responsabile di un settore che si chiama Foreste e Fauna Selvatica, sono stato membro anche della commissione IPPC in questo caso, membro anche della commissione Via Speciale, e ho svolto anche un anno di lavoro presso il Ministero dell'Ambiente come capo segreteria qualche governo fa, 2008-2009. Questo è un po' in sintesi il mio percorso professionale. Sulle cose invece più concrete relative a questo consiglio scientifico, anch'io mi voglio unire insomma agli apprezzamenti della mia collega che ha parlato prima, ripeto, a questa azione della direzione, perché è servita principalmente a far uscire la discussione dell'elezione del consigliere interno del comitato scientifico dalle stanze, dai corridoi, e fare avvenire il dibattito invece in un ambiente aperto, trasparente, dove peraltro è possibile che ognuno di noi contribuisca con le cose che dice, con le proprie idee, con le idee che ascolterò dagli altri o che ascolterete da me, a far accrescere il ruolo di questo consiglio scientifico. Perché è un ruolo importante, se io penso per esempio al ruolo che questo consiglio ha nelle agenzie di altre agenzie per la protezione dell'ambiente di altri paesi, oppure il consiglio scientifico del CNR, dell'ENEA o di altre istituzioni, penso che insomma può svolgere un ruolo importante. È un ruolo evidentemente consultivo, io non mi faccio su questo molte ambizioni, no? Oppure molte aspettative, perché è un ruolo, lo ha detto anche il direttore nell'email in cui ci ha invitato a partecipare a questa riunione, in cui vengono definiti anche gli ambiti in cui questo consiglio scientifico si deve muovere, ed è evidentemente consultivo. Però questa non è una diminuzione, è un ruolo importante. Tutto dipende ovviamente se questo consiglio scientifico sarà un consiglio vuoto oppure poco efficace, dalla capacità sia dei membri esterni che sono stati appena nominati, sia da quello interno, quindi la capacità di stimolare l'attività e di far crescere questo consiglio scientifico. Quindi c'è una prima cosa positiva, che è il fatto che noi abbiamo questo statuto che dice, fra le altre cose, quali sono i compiti di questo consiglio scientifico, che sono sostanzialmente, dimmi se sbaglio Stefano, identici, insomma, per sommi capi, ai compiti contenuti nel regolamento precedente, nello statuto precedente. Quindi questa è già una buona cosa, da questo si può partire.
C'è un altro aspetto invece importante che riguarda invece la qualità dell'attuale consiglio scientifico. Le persone che sono state nominate sono, almeno per quello che io so, mediamente di alto valore scientifico e di competenze. Tra l'altro vengono coperte diversi ambiti lavorativi, inclusa la comunicazione e la disseminazione. E questo è importante perché su questo, sempre per far camminare questo consiglio scientifico, c'è bisogno della collaborazione, in questo caso specifico, del servizio comunicazione. E quindi la capacità, questo è un esempio per dire che la capacità, il successo di questo consiglio scientifico per i prossimi 3 anni dipenderà dalla capacità di relazionarsi, sempre nel rispetto dei compiti istituzionali, alle varie unità lavorative qui in ISPRA. Terzo elemento positivo, si avverte a scala globale, e non solo a scala globale ma anche a scala territoriale e locale, una crescente esigenza di aumentare l'interfaccia fra la scienza e la politica. Questo lo vediamo in tanti esempi, non so, per esempio, alcune grandi imprese italiane hanno istituito il loro consiglio scientifico. Non voglio fare esempi, no, per non fare pubblicità, però sono tante le grandi imprese. Io conosco un mio amico, per esempio, preside dalla Ca' Foscari di Venezia, che è nel consiglio scientifico di una grande impresa, una delle più grandi imprese italiane. E poi un'altra informazione utile in questo senso, sempre per motivare questa crescente richiesta di science-based decisions, no? Come si dice in gergo, cioè di poter disporre di decisioni giuste, azzeccate, che si rivolgono nel senso della, anche ambientalmente sostenibile, quindi dello sviluppo sostenibile. E questo è esempio dell'insediamento appena 3 settimane fa del Consiglio Scientifico delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. È una notizia che è passata quasi inosservata in Italia, come al solito. La cosa interessante è che all'interno di questo gruppo, composto da 26 persone, c'è un'italiana, Fabiola Gianotti, che insomma, tra l'altro quest'anno ha conquistato anche la copertina di Time Magazine, eppure non riesce a trovare, no, visibilità. Ecco, questa è un'altra questione. C'è bisogno di aumentare la visibilità della scienza, cosa che può essere fatta attraverso un miglioramento dei caratteri, degli attributi della scienza. Dicevo di questo Consiglio Scientifico delle Nazioni Unite, che è stato insediato con dei compiti specifici. Prima di tutto appunto quello di far riverberare nelle scelte politiche i risultati della scienza, le innovazioni, sempre con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile. E vi posso fare tantissimi altri casi in cui c'è sempre evidente questa crescente integrazione della dimensione scientifica nella dimensione politica a livello comunale, territoriale, regionale e globale. Quindi questo è un momento favorevole in questo senso. Quindi la questione è che fare, no? Che cosa può fare questo consiglio scientifico? Allora, la prima questione dobbiamo sempre tenere bene in mente è questo fatto che il consiglio scientifico ha una funzione consultiva. Ripeto, non per questo è una diminuzione, anzi. Quindi, come si dice in gergo, scientific advice, cose che fanno tutti gli altri consigli scientifici. Il problema è che, a mio parere, questo ruolo, questa funzione è ancora da costruire. E questo è, diciamo, è una sfida stimolante per le persone che arrivano, perché ci sono concretamente tante cose da fare, tenendo presente sempre i compiti istituzionali che sono definiti nello statuto. Quindi per questo c'è bisogno innanzitutto di comunicare, far conoscere il Consiglio Scientifico all'interno di questa istituzione e all'esterno. Per esempio, una delle cose che mi piacerebbe vedere fatta da subito è l'istituzione di un sito web o di una pagina all'interno del portale ISPRA in cui sono indicati in maniera trasparente chi sono i consigli scientifici, qual è il loro background, quindi che cosa hanno fatto per meritare questa nomina. E poi volta per volta, ogni volta che c'è una riunione, cose che fanno per esempio le agenzie ambientali di altri paesi europei, lo potete vedere online vedendo il sito dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, ogni volta c'è un verbale di ogni riunione in cui è detto in maniera trasparente quali sono stati i termini della discussione,
che cosa è stato deciso e quali sono stati i meccanismi che hanno consentito di trasferire queste decisioni poi in ambiti politici, diciamo. E quindi una maggiore trasparenza in questo senso, questa è una mia prima proposta. Altra cosa importante, viene dall'esperienza di oggi, dove abbiamo partecipato ad una riunione in cui, potendo ISPRA presentare una sola proposta per un bando della Regione Lazio, dove c'è un budget di circa 1,5 milioni di euro, ci sono state invece avanzate 3 di proposte. Allora, in questo caso la decisione, dopo lunga discussione, è stata quella che alla fine in qualche modo la direzione dovrà decidere quale preferire proporre quindi al finanziamento della Regione Lazio. Ecco, questa è una di quelle situazioni tipiche, ma ce ne sono una miriade, in cui il Consiglio Scientifico può sollevare diciamo la competenza, può fornire scientific advice e dire ok, questo per una serie di questioni, per l'eccellenza dell'idea, per la metodologia proposta, per gli impatti, è la proposta da scegliere. E poi ci sono altre cose, mi viene in mente per esempio quello che fa ancora l'Agenzia Europea dell'Ambiente, che in diverse situazioni produce i cosiddetti opinion papers, no? I documenti di opinione sotto forma di rapporti, lettere oppure brochure, anche qui il rapporto con il settore della comunicazione, dove si esprimono dei pareri ovviamente anche in questo caso science based, dei documenti in cui si possono formulare anche critiche ad errori formulati dalla politica. Il caso per esempio in cui sono stato coinvolto di una direttiva sulla bioenergia in cui non erano stati previsti gli effetti di trasformazione di uso del suolo diretto, di trasformazione di uso del suolo indiretto, nel senso che quando si promuove la bioenergia sia in ambiti domestici, nazionali, sia in paesi del terzo mondo, inevitabilmente si producono effetti devastanti sulle risorse naturali di altri paesi. Quindi questo documento è servito a far rivedere le politiche, in questo caso sulla bioenergia, ma esempi ce ne sono tanti e tanti ancora. Quindi penso di aver finito, sono andato troppo in là. L'unica cosa che volevo dire, questo è un concetto chiave, che è importante mantenersi nei compiti istituzionali, che ripeto sono stati definiti ieri in una serie di parole chiave presenti in questa email che il direttore generale ha mandato ai candidati di questo consiglio scientifico. La capacità di essere efficaci, quindi presenti, forti, dipende però dall'impegno, dalla capacità di ogni membro del consiglio e dai feedback che possono venire dalle diverse unità sui diversi temi che di volta in volta saranno ritenuti insomma degni di discussione. Grazie.